Certo che sono nei giornali di quel periodo, anzi di quei giorni, tutta una serie di dettagli memorabili, è vero? Stavamo guardando la Sì, rassegna stampa. stavamo guardando un'altra volta la rassegna stampa e quei giorni alla distanza di alcuni mesi, Ormai sì, un sì, paio di mesi sono un paio di passati. mesi sono passati, però rimangono nella memoria alcune immagini, tipo quelle che sono state pubblicate sul giornale, come è stato presentato, come appunto quando. Le prime immagini, quel ragazzo morto per strada, così, senza essere coperto di un lenzuolo. Puoi trovarne una? Beh certo, c'è questa della prima, peccato che è una fotocopia, Una fotocopia, però lì ne allora. abbiamo quella a colori, abbiamo quella a colori che c'è anche più, Anche ce ne qua mi abbiamo. ricordo che c'era, non si vede molto bene, però comunque C'è lì, rende un po' l'idea ma anche come. lì sotto nel giornale che hai, Anche sull'altro nel giornale giornale. che hai dello stesso, questo per sotto, forse qui sì. Forse anche qua si vede. Vabbè, comunque, insomma, ci sono molte. Ora, guarda, è ora nel quartiere. Torna. Cosa torna di che? Torna la paura. Era nel quartiere, torna la paura. Ma è tornata la paura nel quartiere? No, secondo me no, non, anzi paura non è che in realtà ci fosse questa paura, questo clima di invivibilità. Dunque, solo per sfruttare anche giornalisticamente certe parole che sicuramente fanno un po' scalpore, le paure, le cose lì. Dunque, di te noi siamo costretti a riparlare di questo episodio di cronaca che come tale noi vogliamo evocare, purtroppo anche soffermandosi su alcuni sfilacciamenti che ahimè, ripeto l'ahimè due volte, sono stato costretto a constatare attraverso i video che tu stesso hai notato, hai guardato prima, è vero? Ti hanno colpito? I video della Casbah girati qui e là nella città, ti ricordi? Sì, quelli che abbiamo, sì, sì, sicuramente mi hanno colpito questi video. Che cosa dicevano quei ragazzi, per esempio, che hanno Allora, incontrato? i ragazzi sicuramente c'era un discorso un po' loro, sempre come lasciando come un guscio, non so come spiegare, dire va bene, è successo un fatto nel Borgo Stazione, dunque hanno ammazzato un altro di dietro, ha detto sì, hanno ammazzato un colombiano, però non erano poi tanto consapevoli in realtà di quello lì. Però è come se fosse questa nuvola che copre un po' l'immaginario che esiste un mondo dunque sommerso, che loro lo sentono così, lo percepiscono di questa maniera, no? Ma perché ha colpito tanto l'immaginario, il neri, il delitto Walter Navarro Perez? Allora, secondo me è colpito perché comunque è una cosa che non è che succede spesso nella nostra città. Non è una cosa che succede spesso, dunque è colpito. Due, anche perché hanno voluto presentare le notizie in una certa maniera un po' prefissate, prestampate, come sempre si fanno facendo riferimento a meccanismi giornalistici semplicisti, tipo ammazzato uno, dunque forse, stavo leggendo infatti che c'era scritto forse aveva piccole precedenti per droga. Sì, se non sbaglio è. Detto questo, mi faceva, cioè, rido nel senso ironico, Sì, perché c'è scritto, leggi tipo, pure. uno sgarro commesso negli No, leggi tutta ambienti. la frase, no? È un delitto È che ha tutte le sembianze dall'inizio. un delitto che ha tutte le sembianze di un regolamento di conti, anche se il contesto in cui è maturato non è affatto chiaro e gli interrogativi ai quali gli investigatori dovranno rispondere sono numerosi. E non è concluso tuttavia, Non è non è escluso escluso tuttavia, che qualcuno qualcuno abbia voluto far pagare al colombiano uno sgarro commesso negli ambienti della droga che in passato aveva frequentato.
poi giù, insomma, come non è chiaro, dice, può essere stato un rivale in amore. Se non è uno, è l'altro. Cioè comunque... E infatti il titolo dell'articolo mi sembra dire eloquente. Eloquente, sì. Ci seguono due piste. Droga e gelosia, sì. Droga e gelosia. Tornando su, diciamo, il discorso di quello che gli è capitato a questo ragazzo, quelle cose lì. A me, diciamo, io a volte come colombiano non è che mi piace molto parlare sul fatto di dire, anzi cerco di non menzionare il discorso di stupefacenti perché non venga sempre accostato questa immagine. Questa volta lo facciamo perché purtroppo è stato detto così spudoratamente, senza ritegno, insomma. Da chi? Dai giornali, ma i giornali non è che hanno interpretato, diciamo, in un senso quasi obbligato la notizia, intercettando, che ne so, dei simboli, e per cui insomma, questa cittadinanza che si risveglia con un delitto efferato, sottolineiamolo, non lo so, qualche risposta doveva fornire, l'ha trovata la più banale, anche la più banale, però l'ha trovata una. Sì, beh, diciamo, il problema è, come sempre, sono il discorso delle etichette, secondo me. Perché le persone, a volte, tutte le persone, è più facile non pensare, ma avere le cose già, diciamo, confezionate, tipo, è successo questo, dunque, la persona sicuramente l'hanno fatto perché ha fatto la cattiveria, ha fatto un spaccio di droga, o come dicevano, uno scarso come se gli ambienti alla vita ossia. C'era quel precedente di Buster, che forse... La tentazione inevitabile. Inevitabile, sì. Che precedente era? Io poi non lo so. Sì, allora, io ho provato, ho cercato di indagare su queste cose qua, perché mi è rimasto che appunto quando ho parlato con i giornalisti, molte delle cose che gli ho detto, dicevo, guarda che non avete fatto bene dire queste notizie così uscite. E la prima cosa che mi dicevano loro, mi dicevano, ma guarda che lui aveva avuto qualche problema in passato. Ma il problema che lui ha avuto in passato in realtà è stato una... cosa banale, sì. Di consumo? Sì, infatti, lui faceva consumo di sostanze stupefacenti, diciamo che... Sì, praticamente, per parlare chiaramente, per essere chiaro... Se vogliamo etichettare proprio anche noi, siamo nel mondo del consumo o dello spaccio? Se vogliamo usare proprio categorie... Sì, ecco, sono mondo del consumo. Il ragazzo l'hanno fermato perché, cioè, parlando chiaro con me, si faceva uno spinello e dunque è arrivata la polizia, dopo hanno cominciato anche loro a dire, oddio, è spinello, colombiano, questo qua è... Ecco, comunque lui, diciamo, aveva delle segnalazioni per consumo di sostanze superiori. Di sostanze, sì, perché io non so, ti credo sulla parola perché non ho riscontri e non ho dubbi che tu sia. Sì, perché mi avevo cercato di informarmi, sì. Ecco, è giusto allora a questo punto che un consumatore di sostanze stupefacenti, abituale o occasionale, poi se viene ucciso, poi questa già tragedia, diciamo, che non è più nemmeno personale a questo punto, è familiare, collettiva, venga etichettata, macchiata così solo per questo. No, diciamo, lì si apre anche tutto un universo che è il discorso della libertà delle persone di scegliere, come si diceva, come farsi male, anche questa è una libertà. Un piccolo consumo personale di ogni persona non deve essere preso come spaccio. È certo che quella volta i giornalisti hanno preso quella notizia e l'hanno, diciamo, macinata, perché non avevano nessuna... Certo che però se è vero così, se si configura così, questi giornalisti hanno intercettato, hanno trovato un precedente per consumo di sostanze stupefacenti, hanno letto questo delitto subito in questa chiave, a questo punto chiederemo spiegazioni. Spiegazioni ai giornalisti, dici tu? Penso di sì, a chi lo dobbiamo chiedere? Ad altri non credo. No, ormai no. No, però come dicevo prima, io sono stato il primo, a dirgli ai giornalisti, a chiedergli, ma guarda che voi avete fatto male quando avete subito scritto sul giornale che erano problemi di spaccio di droga. E loro hanno detto che purtroppo avevano visto questo piccolo consumo che avevano trovato.